qui siamo alla seconda parte del nostro quotidiano, all'approfondimento, al focus. Oggi, come dicevamo nei titoli, il baccalà, notoriamente un po' il re, insomma, del signore della vigilia in tavola, sempre gradito anche però in qualsiasi giorno dell'anno, non solo a Natale. Ecco, perché questo nome, baccalà, quale storia c'è dietro? La storia del baccalà. Ce lo spiegherà poi dopo anche tra poco il dottor Smaldone, si perde proprio nella notte dei tempi, perché già i vichinghi pescavano più merluzzi possibile per fare scorta quando il mare ovviamente era favorevole e idearono la loro conservazione a lungo termine essiccandoli. Avevano un alto valore nutrizionale, scoprirono già i vichinghi. Erano abbondanti e quindi avevano un basso costo i merluzzi. Per secoli è stato l'alimento principale di tutte le popolazioni meno abbienti d'Europa. I vichinghi si spinsero fino alle coste della Baia di Terranova, colonizzando quindi per primi il continente americano a nord. Del merluzzo apprezzavano la ricchezza di proteine, la gradevolezza al palato, la sua conservabilità. Intorno al 1000 il merluzzo rappresentava un alimento base di molti popoli, la sua abbondanza nelle acque fredde dell'Atlantico settentrionale non creava problemi di offerta. Poi presero a spingersi verso ovest anche i baschi, gli scozzesi, gli islandesi e lì facevano strage di merluzzi. In molti casi avevano fondato sulla costa nordamericana delle colonie dedicate proprio alla essiccazione e conservazione del merluzzo, per cui si era perfezionato un sistema di produzione a ciclo completo. Perché ormai quasi dovunque si gettavano le reti e si pescavano grandi esemplari, con la pesca intensiva gli esemplari di merluzzi erano sempre più giovani e quindi non di grandi dimensioni. E oggi i grandi banchi di merluzzi del passato sono quasi scomparsi. Il mondo, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, è alle soglie di una vera e propria guerra del merluzzo, in cui gli eserciti più agguerriti sono quelli dei pescatori spagnoli ed inglesi, che rivendicano quasi il diritto di monopolio sui banchi residui. Una pretesa ovviamente priva, destituita di ogni fondamento. E allora, dottor Smaldone, diciamolo, la parola baccalà da dove proviene? Poi le due edizioni, baccalà e stoccafisso, sono la stessa cosa o invece due cose diverse? Allora, buongiorno. Allora, sicuramente il baccalà e lo stoccafisso provengono dallo stesso prodotto ittico, quindi dal Gadus morrua, che è un merluzzo nordico che vive, come abbiamo detto prima, nelle acque fredde dell'Atlantico. È lo stesso prodotto ittico che però è trasformato in due maniere diverse. Il baccalà è un prodotto che viene salato, mentre invece lo stoccafisso è un prodotto che viene essiccato, Sì. quindi dalla stessa materia prima si hanno due prodotti diversi e in particolare baccalà deriva sia dal portoghese bacalao che dal fiammingo baccalium, che dal punto di vista letterale significa appunto bastone di pesce, Sì. mentre invece stoccafisso pesce stocco. Quindi un prodotto sempre disidratato, un prodotto essiccato, un prodotto duro appunto come un bastone. Sì. Ecco, abbiamo visto prima delle immagini, se le proseguiamo, facciamo, prima abbiamo visto le immagini di un baccalà risciacquato nell'acqua. È un errore, è vero, dottor Smaldone? Allora, sicuramente sia il baccalà che lo stoccafisso hanno bisogno di un periodo di reidratazione e in Certo, particolare per il sì. baccalà deve essere anche dissalato. Diciamo, non deve essere sciacquato, ma deve essere posto in Eccolo acqua qui. ferma, semplicemente, al Acqua fine ferma, di evitare la lisciviazione dei suoi sì. costituenti, ma consentire la reidratazione, quindi la penetrazione dell'acqua all'interno delle fibre muscolari e per il baccalà, come detto, deve essere anche dissalato, quindi l'eliminazione del sale in eccesso, che però è servito al fine di mantenere, di Sì. conservare il prodotto per un determinato periodo di Sì. tempo. Ecco, questo diciamo, giustifica e conferma la giustezza della parola spugnare, come diciamo noi nelle nostre regioni, il baccalà, cioè lasciarlo spugnare nell'acqua ferma e poi ovviamente ricambiare l'acqua più volte per un paio di giorni. Qui vediamo, Esatto. sì. Ecco, diciamo pure, dottor Smaldone, che il baccalà non è così un alimento così solo da gustare, ma anche da apprezzarne
le proprietà nutraceutiche, grassi quasi niente, è vero? Sì, assolutamente, è un prodotto a carne bianca, è un pesce bianco, è un prodotto molto ricco in proteine, ricchissimo in sali minerali, ma povero in grassi. Infatti, nella storia delle genti e delle cose settentrionali del 1555, durante la riforma della Chiesa, l'arcivescovo Olao Magno invitava al consumo di questa merlusia perché durante il concilio a ogni anno venivano proposti 200 giorni di magro e quindi per far fronte comunque al fabbisogno di proteine veniva consigliato questo consumo di questa merlusia che probabilmente, anzi sicuramente, era o il baccalà o lo stoccafisso. Ecco, poi bisogna dire ricchissimo di sali minerali come il ferro, il magnesio, calcio, fosforo, vitamina B1, le vitamine, vitamina B1, B2. Ecco, quindi tutti questi componenti rendono questo alimento quasi perfetto dal punto di vista nutraceutico. E quindi abbiamo visto poco prima la differenza, ecco, il baccalà è salato, rigido, perciò oggi diciamo, nel nostro gergo diciamo sembra un baccalà, nel senso che è vero, è rigido, è fermo, e poi si scioglie, appunto, si scioglie nell'acqua, mentre lo stoccafisso si reidrata sempre con l'acqua, soltanto che il procedimento era diverso. Sì, di solito è difficile trovare sul mercato uno stoccafisso non reidratato. Sì, Si trova, certo. però è molto più semplice trovarlo già Già reidratato. reidratato, sì, certo. Sì. Mentre invece il baccalà è comunemente, diciamo, si trova comunemente sia allo stato di salato che allo stato di Ecco, ma a reidratato. proposito di dissalazione, il baccalà, e di reidratazione, lo stoccafisso, ecco, come si procede, come si fa, come si lavorano, insomma, per riportarli alla edibilità, alla mangiabilità? Allora, fondamentalmente dipende molto dallo stato in cui si trova il prodotto e dal grado di qualità del prodotto, quindi dalla dimensione del filetto, dall'altezza del filetto soprattutto. Ma mediamente, soprattutto per il baccalà, conviene mantenerlo in acqua ferma per almeno 4-5 giorni e ricambiare l'acqua almeno 2 volte al giorno e mantenere sempre ad una temperatura di refrigerazione, quindi lasciarlo dissalare all'interno di un frigorifero oppure fuori al balcone coperto in maniera così. Mentre invece per lo stoccafisso la cosa è un pochino diversa: prima di essere reidratato deve essere comunque battuto, deve essere sfibrato, Sfibrato, quindi sì, mantenendo esatto, sì. il prodotto deve essere rigirato e sfibrato o con un pestello o anche a mano, sia dalla parte convessa che dalla parte concava, quindi a mo' di elastico, diciamo, deve essere appunto sfibrato al fine di far penetrare maggiormente l'acqua all'interno delle fibre Ecco, a muscolari. E questa proposito, operazione è fondamentale. sì, no, dicevo, dottor Smaldone, a proposito di acqua, è importante dirlo, l'acqua deve essere molto fredda. Acqua fredda, sì, acqua fredda. O acqua fredda o comunque, come detto, deve essere mantenuta all'interno del frigorifero. Sì. Ecco, qui vediamo il baccalà che viene tagliato, poi deve essere, come diceva lei, sfibrato, messo nell'acqua e niente, poi lasciarlo lavorare dall'acqua per essere poi pronto dopo 1 o 2 giorni. Ecco, ma veniamo alle denominazioni delle parti più pregiate, delle due parti, il musillo, come lo chiamiamo noi, del baccalà, e il coronello dello stoccafisso. Ecco, quale parte, dottor Smaldone, il musillo e perché si chiama così? Cominciamo dal musillo del baccalà. Sì, noi l'abbiamo detto prima, siamo partiti dal gergo, dallo sponsare gergale, quindi sia reidratare che dissalare e arriviamo alle due denominazioni che diciamo, tutti conoscono, il musillo e il coronello. Sono la stessa parte, musillo del baccalà e coronello dello stoccafisso. È diciamo, il filetto più alto, Sì, potremmo definirlo la groppa del prodotto ittico. E appunto musillo probabilmente deriva dal latino tardo, da musum, quindi da labbro, che con il raddoppiamento espressivo della sibilante
parte diventa mussum e Sì. quindi mussillo, Sì. appunto perché è carnoso come le labbra di una bella donna. Sì. Quindi per questo è definito così. Sì. Mentre invece la stessa parte, quindi sempre la parte più alta e Ecco, lo carnosa vediamo della adesso. groppa, Lo vediamo del. adesso. Parliamo adesso del filetto dello stoccafisso, che invece si chiama, l'altro Colonnello. segmento, video, si chiama coronello. Coronello, spieghiamo anche perché si chiama coronello, qual è diciamo, l'etimologia di questa parola. Allora, fondamentalmente coronello, curuniello deriva da corona, quindi dalla parte più alta Eccolo qui. del filetto. Sì. Quindi per questo, quindi corona, piccola corona, curunella, curuniello Sì, in sì, maschile e sì. poi italianizzato coronello. Ma anche qui è la parte più doppia, come diceva lei, la parte Sì, più doppia della groppa del è pesce. la parte più alta, Sì, sì. diciamo, è sempre la stessa parte sia del baccalà Sì, che dello stoccafisso, però sì. è chiamato in una maniera differente. Ecco, però noi, come dire, per dare importanza a queste due parti, abbiamo usato due parole molto emblematiche, il mussillo, il musso, il muso, le labbra, come voglio dire, del baccalà e la corona, come per dire, sono le due parti pregiate e quindi hanno meritato, come dire, due termini, come Due termini a dire, sé stanti, diciamo, non emblematici, è il diciamo, non ti vado rappresentativi. ad offrire il baccalà, ma ti vado a dare il meglio del baccalà, Sì, ti vado a esatto, dare il sì. musillo di baccalà. Sì. Ecco, vediamo un po'. Come quando dici vado a darti il fiore Sì. del Il carciofo, ti vado a dare o il cuore del cuore del carciofo, vado a carciofo, darti bravo, il meglio. esatto, proprio così. E quindi, dopo aver visto le parti migliori, l'etimo, i vichinghi che lo scoprirono, insomma, per primi, vediamo un po', dopo aver visto anche la nutraceutica, cioè la parte nutriente del merluzzo. Andiamo alla parte un po' più attesa da chi ci segue, cioè le due ricette campane per cucinare, anche se poi vediamo dopo il baccalà con la pastella, mi pare che sia romana, insomma, come origine, per cucinare il baccalà o alla napoletana o marinara oppure fritto, che sono i due modi, è vero, lo spieghi lei, vediamolo insieme, dottor Smaldone. Sì, allora, fondamentalmente il baccalà, noi parliamo già di prodotto reidratato e di dissalato, adeguatamente dissalato perché abbiamo visto come si chiama, all'inizio della puntata che è fondamentale l'utilizzo di poco sale all'interno della nostra dieta, quindi è fondamentale sia per una questione di gusto che per una questione salutare evitare di consumare tanto sale. Il baccalà alla napoletana è molto semplice Eccolo qui, sì. da cucinare, ecco qui, alla fine viene fatto un soffritto a base con olio extravergine di oliva e un buon aglio e Proprio un un pomodoro pizzico fresco di sale, fondamentalmente, sì. che diciamo, nelle nostre regioni si riesce comunque a trovare bene o male tutto l'anno. Viene fatto questa base di pomodoro, a seconda delle ricette viene aggiunto un po' di prezzemolo. Quindi comunque aggiunta di antiossidanti, vengono aggiunte delle olive e viene posto il baccalà all'interno al fine di Sì. Sì. farlo cuocere e di far insaporire il nostro sughetto. Ecco, Viene sfumato con un pochino di olio, dottor diciamo, Sbaldone. ha una variante e anche fritto e inserito all'interno Questo lo vedo, sì, lo del vediamo tra poco, pomodoro. Diciamo, si sì. può far lessare così, si può far stufare così o si può prima friggere e poi far Sì. insaporire. Ecco, dottor Sbaldone, mi ha raccomandato anche che anche i capperi e le olive vengano accuratamente dissalate, vero? Assolutamente, cappero dissalato e non va aggiunto sale, Sì. perché già il baccalà ha la sua sapidità, altrimenti Sì. l'eccessivo utilizzo di sale andrebbe ad alterarne il sapore. Sì. Ovviamente altrimenti ci smentiremmo dopo aver parlato del Esatto. sale che abbiamo ridotto e dobbiamo ridurre ancora, insomma, andremo in contraddizione con noi stessi. Ecco, questo è, diciamo, il baccalà fritto. Vediamo la farina, spieghi stesso lei, si infarina, questo è il baccalà, il modo più semplice, diciamo, di friggere il baccalà. Sì, assolutamente. Quindi una base di farina, olio bollente e viene fritto. Sì, Quindi può essere l'olio considerato quale si sia può un suggerire? antipasto sia un secondo. Sì, l'olio, chi si può scegliere l'olio
d'oliva extravergine, ma anche un buon olio di semi. Sì, diciamo, l'ideale sarebbe comunque friggerlo in olio extravergine di oliva, perché ha un punto di fumo molto alto, però sono anche ottimali oli quali l'olio di arachide e l'olio di semi di mais. E dunque, poi in pastella è il terzo pezzo del nostro segmento video, quando si prepara prima la pastella. Sì, di E solito viene preparato ecco, questo fondamentalmente acqua frizzante fredda e sì. farina. Viene Eccolo qui. impastellato e viene Sì. fritto. Ecco, questa è la Ecco come si vede qui in preparazione, sì. È videografica. la preparazione della pastella. Si mette anche un po' di lievito di birra, dottor Smaldone. Sì, diciamo, se si vuole rendere la pastella più soffice, si aggiunge un poco di lievito Un pizzico di di birra, lievito, un sì. pizzico di zucchero e via. Anche Sì. qui naturalmente non va aggiunto sale, solo nel momento in cui c'è necessità va aggiunto un pochino di sale solamente sulla frittura. Sì, ecco qui. Mai il limone, io almeno no, non consiglio il limone, ma è un gusto personale, perché secondo me il limone ammazza un po' la frittura. Il limone va sulla guarnizione, ma ripeto, è un gusto personale. Ecco qui in questo video vediamo che il merluzzo viene tagliato a listelli. Ecco, questa è la pastella e poi ovviamente si procede alla immersione del filetto del listello di merluzzo nella pastella che, sfruttando proprio la proprietà anche del lievito, è vero, va un po' a dilatarsi, a gonfiarsi e fa Quella nuvola di baccalà. Sì, quella leggera escrescenza che è molto piacevole, che è croccante, insomma. Questo è un modo che ho letto, è nato a Roma, ma anche noi meridionali, insomma, della Campania, andiamo fieri di aver dato vita, insomma, di aver dato il là a questo modo un po' diverso, ecco, di cucinare il baccalà. ma questo, diciamo, è il classico street food partenopeo. Tutti Sì, noi sì, sì. mangiamo nell'ambito dello street food le verdure pastellate o il Sì, sì. baccalà pastellato, che sia cavolfiore, che siano zucchine, che siano melanzane, con il baccalà.